E ora, collocato qui, ascoltiamo il contributo sull'euro di Claudio Borghi, che è economista, professore e nostro amico in questa battaglia, prima di passare agli interventi del Presidente e del Segretario. Prego Claudio. Popolo della Lega, grazie mille dell'ospitalità. Grazie mille dell'ospitalità, e se sono qui a parlare con voi, lo devo, che cosa strana, un economista che parla a un congresso di partito. No, non vi preoccupate che non vi annoierò, ma devo dire grazie a delle intuizioni geniali che vengono dal vostro partito, dalla Lega Nord, perché Umberto Bossi per la prima volta, prima ancora che iniziasse l'Europa, prima ancora che iniziasse l'euro, aveva capito dove si andava a finire, perché basta leggere i suoi discorsi all'epoca, e diceva quello che sarebbe successo. Riga per riga, parola per parola. Scripta manent, sono lì da leggere. E poi dopo devo dire grazie a Roberto Maroni, che la prima volta mi contattò per la Lombardia. E soprattutto però devo dire grazie a una persona che ha avuto un atto di umiltà incredibile. Una cosa stranissima di questi tempi dove tutti pensano di sapere tutto. Matteo Salvini ha chiesto di informarsi, ha voluto capire, ha voluto informarsi. Troppe volte si è andati a sbattere contro il muro perché non si capiva dove si andava a parare. E io sono convinto che tutto quello che è successo dopo, vale a dire dalle intuizioni di Bossi all'inizio a dove siamo adesso, è scusabile. Non abbiamo capito tante cose. Io, che al mio mestiere, non avevo capito nulla. Non avevo capito la gabbia che ci stavano mettendo addosso. Però poi dopo me ne sono accorto qualche anno fa. Da lì ho cominciato poi dopo ad andare in giro a spiegarlo, ed è per questo che sono qua. Ed è grazie a Matteo Salvini che adesso, in questo momento, ho la possibilità di dirvi quale enorme pericolo stiamo correndo. E in gran parte abbiamo già corso. Ve lo ricordate il vostro manifesto, quello della gallina dalle uova d'oro, no? Che raccoglieva il cesto. Ecco, la gallina lì dava le uova d'oro a Roma e quindi non era felice. Adesso la gallina è stata messa nel forno. È incredibile il rischio, il geniale progetto che è stato messo in atto e che ha come danno principalmente il Nord. Allora, ve lo dico in due parole. La moneta è importantissima. Chissà come mai ogni volta che si parla di fare trattati europei e così via, sono tutte parole, ma l'unica cosa che fanno sempre è bloccare il cambio all'Italia. Prima era lo SME, poi dopo è stato l'euro. Alla fine sempre si va con la moneta. La moneta fissa il nostro listino prezzi. Tutti i nostri prodotti per il resto del mondo sono valutati nella moneta. Se anche noi quello che produciamo costa sempre quello, ma se cambia il prezzo della moneta, cambia il prezzo per tutti i prodotti in tutto il mondo. Ora, voi sapete perché siamo in crisi? Non siamo in crisi nonostante ci stiano sui coglioni per le auto blu. Non siamo in crisi perché c'è il costo della politica. Non siamo in crisi. Siamo in crisi perché la gente, la nostra gente, i nostri lavoratori non vendono i prodotti. Non si produce, non si compra, non c'è un soldo. Non si vendono i prodotti. E perché non si vendono i prodotti? Guarda caso. Non si vendono i prodotti perché abbiamo una moneta sbagliata. Tutto il nostro listino prezzi è sbagliato, non possiamo vendere. Se la moneta di un paese è troppo forte, cosa succede? Succede che ci risulta molto comodo comprare i prodotti del resto del mondo, dalla Cina in giù compresi. Allora, compriamo tutti i prodotti molto belli che ci piacciono, però i prodotti fatti all'estero hanno una simpatica caratteristica: sono fatti all'estero.
E poi dopo ci stupiamo che qua da noi c'è la disoccupazione. Certo che c'è la disoccupazione, non può non esserci la disoccupazione, perché con una moneta troppo forte per la nostra economia, la disoccupazione è una conseguenza necessaria. E quando finiscono i soldi, quando non c'è più nessuno che lavora perché la disoccupazione diventa troppo alta, purtroppo anche quelli che credevano di essere sicuri perché hanno una pensione, perché hanno una rendita, perché hanno dei risparmi o così questo tipo, finiscono per strada anche loro, perché le pensioni sono pagate da chi lavora. Bisogna mettere la gente a lavorare. In questo momento la gente sta a casa. In questo momento la gente sta a casa perché siamo in un'economia sbagliata. Non abbiamo la possibilità di fare nulla di quello che tutte le altre gli altri stati sensati fanno quando sono colpiti da una crisi. Non possiamo svalutare la moneta, non possiamo stampare, non possiamo abbassare le tasse, non possiamo fare niente. Il governo è un fantoccio ed è lì soltanto per toglierci dei soldi. Non fa nulla, non può fare nulla. L'euro si è rivelato essere una gabbia, si è rivelato essere una specie di camera dove si comincia a lottare l'uno contro gli altri. Non è, ci avevano venduto la palla che noi saremmo entrati nell'euro per combattere assieme tutti gli europei contro la Germania, contro la Cina, contro l'India e così via. Invece che cosa abbiamo ottenuto? Che combattiamo tutti contro la Germania, stiamo diventando nemici all'interno dell'Europa. Stiamo diventando quello che non vogliamo essere. Avete visto le delegazioni estere? Avete visto l'affetto e la passione che ci può essere? Quella è l'amicizia fra i popoli. Gente che è libera di gestire il proprio Stato come vuole e vive in amicizia con gli altri. Nel momento stesso in cui tutti ci mettiamo in un gioco uno contro l'altro, dove il soldo che viene tolto al greco viene tolto, il soldo che viene dato al greco viene tolto a me, cominciamo ad odiarci. Tutte le guerre sono iniziate per aver fissato il cambio, tutte le guerre sono iniziate per aver voluto mettere i popoli l'uno contro l'altro. E scusate, ma quello che ci dicono, che chi vuol mettere le frontiere, chi vuol mettere i dazi e così via, chi vuol mettere protezionismo, chi vuol riprendere la propria sovranità, è antistorico, è un xenofobo, tutti gli aggettivi possibili per indicare il male assoluto. Signori, ma voi lo sapete bene chi è quello che tifa per le porte aperte e per i lucchetti aperti e per le porte spalancate? Il ladro! È sempre lui! Fra persone per bene, le porte la notte si chiudono! Quello che vuole le porte aperte è il ladro. E l'Europa in questo momento è il ladro da cui noi dobbiamo difenderci. Ma non l'Europa degli europei, l'Europa che sta a Bruxelles, quella che impone delle regole che sono sbagliate per noi, quella che impone a delle piccole e medie imprese come quella italiana di avere gli stesse regole di un'impresa che magari ha 10.000 dipendenti perché è fatta su misura per una certa idea di impresa che loro hanno. Ma la loro idea di impresa non è la nostra. La piccola e media impresa italiana è stata sempre la nostra forza, ci ha tenuto su. E invece noi la stiamo uccidendo e questi non producono più, e ogni giorno che noi stiamo in questa situazione sempre più imprese chiuderanno, sempre più lavoratori verranno licenziati, sempre più ci impoveriremo, sempre più cercheremo, ci diranno di prendere soldi per andare da chi ha tenuto qualche piccolo risparmio per darli a chi? Ai fondi salvastati. 50 miliardi, senza che nessuno ci abbia mai chiesto nulla. 50 miliardi, l'unica che ha votato contro i fondi salvastati, sapete chi è stata? La Lega! Ora, io vi posso dire solo una cosa. Ogni secondo che noi rimaniamo in questa situazione, per noi è peggio. Ne usciremo con le ossa rotte.
perché ne usciremo con le ossa rotte, e siamo già con le ossa rotte. Ma innanzitutto bisogna ripensare attentamente a cosa sono le conseguenze della moneta. E tutto sommato, amici, ve lo dico così, ci togliamo subito il rospo, bisogna ripensare anche ai rapporti nord-sud. Perché? Perché la lira era debole perché c'era il sud, ma per noi era un bel vantaggio. Quindi questa cosa che non capivamo era che avere una moneta che era parte del nord e parte del sud, e quindi era molto debole per le industrie del nord, per le industrie del nord ha costituito una delle basi su cui hanno costruito la loro ricchezza e la nostra ricchezza come popolo. Poi dopo questa ricchezza è stata pagata duramente con i trasferimenti, perché ovviamente quanto di più le imprese del nord guadagnavano, questo veniva trasferito al sud per mantenerlo. Era un equilibrio. Io infatti sarei per dire che una volta che abbiamo capito che anche in Europa questo sistema non sta in piedi, anche in Italia non dovrebbe essere impossibile pensare, pur stando in uno stesso Stato, amici come tutti, ma avere due monete. Claudio. Una per il nord, una per il sud, e vedete che non ci saranno più trasferimenti monetari e tutti avremo amicizia. Quindi, amici miei, io vi dico grazie a Matteo Salvini che ha avuto l'intuizione di informarsi, tenete presente che il nemico in questo momento è a Bruxelles e lì andrà combattuto. Grazie.